premio RICOC, nona edizione, un premio che premia i giovani talenti multidisciplinari, perché c'è la pittura, c'è la video, ma c'è anche la pop art, vista insomma la partnership con Mondadori. Ma noi siamo qui intanto per invitarvi, perché l'inaugurazione della mostra c'è stata lo scorso lunedì, per invitarvi a venire a vedere queste opere che saranno in esposizione fino al 24, ma poi perché è stato dato un riconoscimento internazionale al maestro della type art, Lorenzo Marini. C'è un grande ritorno, una grande attenzione alla tipografia, almeno secondo i primi segnali. Dopo l'abbandono della stampa con i luoghi comuni, che tanto non legge più nessuno, e non è vero, perché la stampa, vent'anni fa sono partiti i primi libri che dicevano la fine della stampa e continuano ad essere ristampati, che è interessante come tema. Allora, il fatto che gli art director, i grafici, abbiano un po' lasciato il piacere della composizione tipografica, lasciando appunto le ultime opere di altissimo livello a Neville Brody, inglese, o a David Carson, americano, quindi lasciando un po' questa cultura che invece in Italia era molto forte, fino a Bruno Munari, fino agli anni 70, pensiamo alla grafica italiana nel mondo, come è stata riconosciuta e come è stata importante. Ecco, allora questo abbandono per abbracciare il digitale e tutte le sue contaminazioni, tutte le sue animazioni, questo ritorno al carattere, all'attenzione del type, del font, secondo me viene evidenziato non solo da Rico, che ha fatto questo premio internazionale Master Type, che ringrazio, ovviamente l'ho ricambiato con una R futurista, perché non si riceve mai un premio senza dare niente in cambio, mi sembra giusto ricambiare con un'opera d'arte a chi premia l'arte, ma anche la settimana scorsa che ero in Portogallo per la Xeros Forum, quindi un'altra grande azienda internazionale che pone l'attenzione sulla stampa digitale, sulla carta, sul connubio di questi due sistemi, sull'attenzione appunto al colore, agli effetti speciali, al carattere. E quindi sei invitato un po' per il mondo, ma anche quello che è successo due mesi fa, quando il prestigioso Moebius Award di Los Angeles ci ha dato un premio per il miglior libro di type. Quindi questa liberazione delle lettere, che vuol dire non più segni in bianco e nero su fondo bianco, ma vuol dire celebrazione estetica delle lettere, vuol dire, secondo me, un'attenzione rinnovata, ritrovata per la grafica, per il design e per la tipografia e per la calligrafia. Prova ne è che adesso che scriviamo tutti con la stessa calligrafia, con gli SMS, abbiamo bisogno delle emoticons, non delle emoji, abbiamo bisogno di visualizzare il senso della nostra frase, che sennò sarebbe scritta con una calligrafia di tutti. Quindi il disegno, la personalizzazione, l'aumento di, per esempio, di corsi di calligrafia. Adesso c'è il ritorno all'inchiostro, alla stampa, un po' come succede per la musica. Hai Spotify, ma poi ti compri anche il vinile. È un po' come quando mangi troppo zucchero, poi hai bisogno di finire con un boccone di sale.